Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti ad un nuovo tutorial in italiano per War in the East 2. Il video di oggi sarà leggermente lunghetto perché ho intenzione di condensare tre argomenti che secondo me sono tutti e tre collegati fra di loro, che sono appunto i teatri operativi, gli eventi e la tabella dei rinforzi. Dunque, i teatri, o meno, con l'espressione in italiano di teatri operativi, io faccio riferimento a, diciamo, tutti quei teatri di azione riguardo, diciamo, allo scacchiere europeo che racchiudono tre cose. Gli eventi che, si svolsero parallelamente alla guerra sul fronte orientale. La guerra sul fronte nord, quindi sul fronte finlandese, e la guerriglia, diciamo, partigiana e la risposta delle forze dell'asse ad essa. Parlando di teatri operativi, il sistema funziona in questo modo. Ogni teatro ha un certo requisito minimo di valore di combattimento e sia l'asse che i sovietici devono evitare di scendere al di sotto di questo valore di combattimento. Ma anzi, è consigliato, diciamo, eccedere in questo valore di combattimento per avere dei benefici. Accedere ai teatri operativi, si può semplicemente cliccare su uno di questi pulsanti qua. Ciascuna di queste lettere identifica un teatro operativo. Per quanto riguarda l'asse, c'è il teatro operativo dell'Europa occidentale, il teatro operativo della Norvegia, della Finlandia, la riserva nazionale, la guarnigione dei territori occupati, il Nord Africa, l'Italia e i Balcani. La riserva nazionale è diciamo, il teatro operativo nel quale arrivano le unità che magari vengono sbandate o vengono distrutte nel corso della campagna, e lì vengono stazionati anche i gruppi aerei operativi, i GAO e anche gli squadroni aerei che noi, come abbiamo visto in qualche tutorial precedente, possiamo mandare dalla mappa appunto alle riserve. Questi sono diciamo, i teatri operativi dell'asse, mentre i sovietici ne hanno solamente quattro. A parte la riserva nazionale, hanno il teatro del fronte settentrionale, che è la variante sovietica del fronte finlandese per le forze dell'asse. Hanno il teatro del Transcaucaso, quindi questo qua, esatto, e poi hanno il teatro del fronte orientale, che include anche la Siberia, il Transbaikal, eccetera, eccetera. E, dunque, andiamo a vedere, ad esempio, un po' più nel dettaglio come appare l'info box, diciamo, dei teatri operativi. Nella parte in alto abbiamo il nome e poi abbiamo la quantità di uomini, cannoni, mezzi corazzati e aerei presenti in questo teatro operativo. Qui in alto a destra vengono indicate, oddio, viene indicata l'intensità dei combattimenti terrestri e aerei. Ci sono 5, anzi 6 livelli di intensità che possono essere 0, quindi nessuna, molto bassa, bassa, media, alta o molto, oddio, alta, elevata o molto elevata. Il variare dell'intensità influenza il logoramento e quindi le perdite che gli elementi presenti all'interno di questo teatro operativo devono, diciamo, pagare o andranno incontro. Per via appunto per il fatto che simula, diciamo, l'intensità degli scontri che avvengono ad esempio in Nord Africa o in Italia. Ci sono anche poi tre finestre. La finestra dello Stato la vedremo dopo perché ci ho messo un bel po' a capire
diciamo, a decodificare i numeri qui indicati. Nella scheda, diciamo, terrestre vengono evidenziate tutte le unità, appunto, terrestri presenti in questo teatro. Vengono divise per categoria, quindi abbiamo i quartier generali, le unità corazzate, meccanizzate, motorizzate, di fanteria, diciamo, aviotrasportate, di artiglieria, anticarro, antiaeree, di fanteria da montagna, semoventi, del genio, delle costruzioni, dei lanciarazzi, di sicurezza, i battaglioni di mitraglieri e infine anche le unità aviolanciate. Alcune unità, vedete che hanno un bordo rosa e un rettangolino rosa sul nome. Queste unità sono le unità che vengono, diciamo, si dice bloccate all'interno del teatro operativo. Queste sono le unità che non potranno mai, mai, mai essere spostate, diciamo, per ragioni storiche. Ad esempio, fatto l'esempio della Settima Armata, che era quella che dovette affrontare l'invasione della Normandia nel 1944, quindi la Settima Armata rimarrà per sempre nel teatro dell'Europa occidentale. Vi ho parlato del fatto che non si possono non si possono trasferire. Conviene introdurre adesso un piccolo dettaglio. Nelle opzioni è possibile spuntare questa opzione qua, il controllo avanzato, oddio, sì, chiamiamolo il controllo avanzato dei teatri operativi da parte del giocatore, che è una roba allucinante, ma non saprei come tradurlo in italiano. E attivando questa opzione, noi abbiamo molta più libertà d'azione nel muovere le unità terrestri ed aeree. Se noi non selezionassimo questa opzione, le uniche unità che potremmo spostare sono quelle presenti all'interno del teatro delle riserve nazionali. Giusto per farvi vedere, abbiamo visto come spostare le unità aeree dalla mappa alla riserva. Non vi ho fatto vedere come spostare le unità dalla mappa, unità terrestri dalla mappa alla riserva, ma questo è veramente facile. Basta che l'unità sia almeno 8 esagoni distante da un esagono avversario e che abbia almeno un punto movimento rimasto e che sia su un esagono che abbia una linea ferroviaria riparata e collegata al network della rete nazionale. Vi dicevo, senza questa opzione qui, adesso sto un po' dilagando, scusate, abbiate pietà, ma noi possiamo solamente spostare le unità dalla riserva nazionale. In questo caso noi possiamo spostarle, ad esempio, sulla mappa, cioè fare solamente dalla riserva alla mappa e dalla mappa alla riserva. E qui vedete anche che appunto vi dice transfer unit to map, quindi trasferisce l'unità alla mappa e diciamo, il tempo impiegato è appunto di un turno, quindi 7 giorni. Viceversa, anzi, ancora una cosa che mi sono dimenticato di dirvi per quanto riguarda oddio, il teatro il teatro delle riserve. Vedete qui che c'è un esagono giallo. Questo esagono indica il punto di arrivo delle riserve, cioè delle unità terrestri che dal teatro delle riserve arrivano alla mappa. Qualora noi volessimo spostare questo punto di arrivo più vicino al fronte, vale la stessa regola che vi ho detto prima per spostare le unità dalla mappa alla riserva, cioè deve essere, mi sembra, almeno 8 esagoni distante dal nemico e deve essere un esagono con una linea ferroviaria riparata e collegata al network nazionale. E per fare ciò si può semplicemente cliccare col tasto destro e si va a selezionare l'opzione appunto stabilisci
il punto di arrivo per punto di arrivo dalla riserva, ecco. E via. Mentre tornando alla nostra Francia, al nostro teatro dell'Europa occidentale, attivando questa opzione, noi possiamo andare a spostare. Avevo visto la 260, esatto, ad esempio, delle unità, non solo da questo teatro a un altro, alla mappa, ma anche agli altri teatri operativi. E qui viene sempre indicato appunto il tempo necessario per il trasferimento espresso in turni. Ora, vediamo anche che c'è in questa piccola tooltip box, in questa piccola, sì, finestra con informazioni, vediamo quattro cose. Abbiamo il combat value, il valore di combattimento di 6.8. Ricordatevi questo perché ritornerà tra poco nel corso del tutorial. Abbiamo la tabella dell'organizzazione e dell'equipaggiamento, che in questo caso è del 100%, il morale, che è del 75, e poi abbiamo quello che io tradurrei come lo spostamento, no, non tanto come ritirata, ma come spostamento. E abbiamo appunto 3 e poi map. Ora, il numero indica sempre il turno, mentre quello che segue dopo, l'abbreviazione, indica la destinazione finale. In questo caso, la 260esima divisione di fanteria verrà spostata sulla mappa al terzo turno. Per quanto riguarda invece le unità aeree, vale lo stesso discorso. Abbiamo appunto le unità aeree suddivise per tipologia di aereo e se noi lasciassimo ad esempio sul secondo gruppo del 76° Zerstörergeschwader, abbiamo qui tutte le informazioni, quindi il numero di aerei pronti, danneggiati nella riserva, il morale dei piloti e in questo caso se sono addestrati come caccia o come bombardieri. Ora veniamo allo stato. Dunque, partendo da questo, allora, le divisioni combattenti, onestamente, io non ho capito bene a cosa si riferisca questo 49. Appena riesco a scoprirlo, ve lo farò sapere in un commento che sarà, diciamo, pinnato su in alto nella sezione commenti. Poi, qui abbiamo il carico che ha ricevuto e qui è il carico richiesto, il numero di veicoli richiesti e il numero di veicoli usati, e poi abbiamo molto intuitivamente il numero di elementi terrestri ricevuti e il numero di aerei ricevuti nella fase logistica precedente. Ora vediamo, diamo un po' i numeri. Questi tre sono i requisiti che, anzi, sono le categorie di requisiti che devono essere mantenute nel corso della campagna. In teoria il minimo dovrebbe essere 90% del valore richiesto. Il valore richiesto è quello indicato nelle parentesi, ovvero per quanto riguarda gli assetti terrestri è richiesto un valore di combattimento pari a 410. Se questo valore di combattimento rimane, diciamo, inferiore, la fazione che ha questa penalità perderà un punto amministrativo e un punto vittoria, mentre viceversa darà un punto vittoria e un punto amministrativo alla fazione avversaria. Qualora ci sarà un eccesso di unità, beh, lo vedremo tra pochissimo. Ora, andando più giù nel dettaglio, vediamo ancora più numeri. Dunque, questo è, diciamo, la somma di tutti i valori di combattimento di tutti gli elementi che sono indicati qua, quindi sia quelli che compongono la base di questo assetto qua, più
più tutta una serie di valori che sono espressi in realtà in percentuale della base. La somma di questo vi dà questo numero qui. Questo è la somma di quello che avete, questo è il numero richiesto. E questa invece è la percentuale di quello che avete rispetto a quello che è richiesto. Che fin qui spero sia tutto chiaro. Ora, abbiamo a fianco degli, diciamo, delle sottocategorie degli elementi, degli assetti terrestri, due colonne. La prima colonna indica quello che noi utilizziamo, quello che è attivo, diciamo, usato. In parentesi è quello che noi abbiamo, cioè la massima capacità intesa di punti di valore di combattimento che possiamo attingere per poter arrivare al valore richiesto. Il valore usato, il valore richiesto, è in funzione della percentuale. Ovvero, prendiamo l'esempio dei bombardieri, su 289 punti base, i bombardieri pesano il 10%, quindi il 10% di 289 è appunto 28,9. Questo cosa vuol dire? Che aumentando il valore di base, noi andiamo proporzionalmente alla percentuale espressa qui, andiamo ad aumentare anche questi valori, a patto di avere, diciamo, sufficienti valori qui disponibili da poter usare per poter alzare la percentuale in base al valore di base richiesto. So che è complicato, quindi se non fosse chiaro cercherò di rispiegarlo nei commenti. Diciamo, per chiarire un po' più le idee, vedete qui, l'artiglieria ha un valore del 10%, però avendo solamente 0,85, diciamo, punti di artiglieria, io li prendo tutti, perché non arrivo ad avere come nei bombardieri 28,9. Io non ne ho neanche uno, quindi devo prenderlo tutto. Il valore di base da cosa è influenzato? Bene, è influenzato da tutte le unità terrestri presenti nel teatro operativo. Ad esempio, veniamo, l'ho vista prima, la 260esima, ecco, la 260esima ha un valore di combattimento di 6,8. Ora, se voi sommaste tutti i valori di combattimento delle unità presenti in questo teatro operativo, salta fuori, appunto, 289. Ora, devo fare una piccola precisazione. Visto che sono nell'editor vengono evidenziate tutte le unità che prima o poi arriveranno nel teatro operativo dell'Europa occidentale. Prendo ad esempio il primo corpo panzer delle Waffen SS, che arriverà il primo agosto del 43, ma qui è segnato come se fosse già qui nel teatro operativo. Nello scenario vengono diciamo elencate solamente tutte le unità che sono già lì. Quelle che arriveranno poi in futuro verranno rese disponibili più avanti, esatto, quando saranno già arrivate. Andando invece a vedere ad esempio gli assetti per la, oddio, per diciamo la porzione aerea diurna e notturna, i punti base vengono assegnati in questo caso dai caccia, mentre la caccia notturna contribuisce solamente al 15% del valore di base, la contraerea a bassa quota contribuisce del 10%, mentre la contraerea ad alta quota contribuisce, qua dice, del 101%. Quando il valore assegnato è del 101%, indica illimitato, cioè non ha restrizioni come gli altri due. Infatti, la contraerea di alta quota, vedete che ha un valore totale di 18,35, e questo contribuisce esattamente per intero al valore di combattimento della
porzione dell'aerea, dell'arma aerea diurna, ecco, che è indicato qui. E lo stesso discorso vale anche per la sezione aerea notturna. Bisogna dire che i teatri operativi diversi hanno dei diversi requisiti. Ad esempio, il teatro della Norvegia non ha un requisito per l'aviazione notturna, ma un requisito per l'aviazione navale. Infatti, la base di questo valore è data appunto dai pattugliatori. Viceversa, ad esempio, la Finlandia ha solamente due requisiti, che sono quello terrestre e quello dell'aviazione diurna. Ora, vi ho detto all'inizio che uno degli aspetti che i teatri operativi controllano è quello di diciamo, regolare diciamo, gli avvenimenti che avvennero parallelamente alla guerra sul fronte orientale. E quindi, ad esempio, mi riferisco alla guerra in Nord Africa, all'invasione dell'Italia o all'invasione della Normandia. Tutti questi eventi e anche altri sono regolati dagli eventi. Di eventi ce ne sono diciamo, di due tipi: eventi informativi, che appunto vi dicono, che ne so, nel luglio del 42 il compagno Stalin ha rilasciato l'ordine 227, non più un passo indietro. Va bene. E poi ci sono invece gli eventi che io chiamerei come operativi, cioè a seguito dei quali avvengono delle azioni. Ad esempio, ci sono degli eventi che mimano la campagna di bombardamento aereo sulla Germania. Quindi, se voi non avete abbastanza contraerea nel teatro dell'Europa occidentale, che tra l'altro ora mi ero dimenticato, ma la differenza tra la contraerea di bassa quota e quella di alta quota è data dal calibro dei pezzi. Pezzi con un calibro inferiore ai 37 mm rientrano nella contraerea di bassa quota, pezzi con un calibro superiore ai 37 mm rientrano nella contraerea di alta quota. Quindi avere poca contraerea significa che ci sarà tipo un tiro di probabilità e questa probabilità aumenterà almeno questo tiro di dadi aumenterà la probabilità di avere più danni alle fabbriche di veicoli piuttosto che quelle di carri armati sparse in tutta la Germania. E poi ci sono anche gli eventi appunto che mimano, diciamo, l'evolversi della situazione sul campo, sugli altri campi di battaglia. Prendiamo ad esempio lo scacchiere del Nord Africa. Ci sono degli eventi che appunto dicono l'asse ha perso il Nord Africa e quindi, che ne so, l'asse si ritira da El Alamein, eccetera, eccetera. Ora, vi ho accennato prima che il valore di combattimento indicato qui non deve essere inferiore, mi sembra, al 90% del valore richiesto. Questo perché, oltre alla penalità dei punti amministrativi e dei punti vittoria, nei teatri operativi come quello del Nord Africa, poi quello italiano e poi quello dell'Europa occidentale, avere meno, mi sembra, del 90% di quello che è richiesto, sposterà in avanti, cioè accelererà gli eventi di quel teatro lì. In particolare, facendo ad esempio riferimento al Nord Africa, avere meno elementi di quelli che sono richiesti farà avvenire la battaglia di El Alamein prima dell'ottobre del 42. Questo sempre. Viceversa, avere più elementi vi darà una possibilità, mi sembra, del 15% ad ogni turno di spostare, quindi di ritardare, spostare in avanti, quindi di ritardare, appunto, ad esempio, la battaglia di El Alamein. Ora, una delle grandi differenze tra War in the East 2 e Hearts of Iron 4 è che in War in the East 2 non sarà mai, mai, mai possibile
evitare, ad esempio, la battaglia di Edelamein, o magari vincere la guerra in Nord Africa e andare, che ne so, a invadere il Medio Oriente, ricongiungersi col Caucaso. No, 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 non si farà mai. Tutt'al più si potrà ritardare il crollo del Nord Africa, anche se voi aveste 500% di quello che è richiesto. No, per motivi anche legati alla storicità, questo non sarà possibile. Quindi, conclusione. Vi conviene, tra virgolette, vincere la guerra sul fronte orientale prima che arrivi appunto il riflusso della marea dal Nord Africa. E l'ultima cosa di cui volevo parlarvi è appunto la programmazione dei rinforzi. Abbiamo visto prima che la 260esima divisione di fanteria. Non vorrei dire che delle cavolate, quindi mi sembra esatto, questa è programmata per arrivare sulla mappa al terzo turno. Se voi voleste avere un'idea più dettagliata di cosa vi arriva o cosa vi viene tolto, c'è questa finestra qua, appunto dei rinforzi e degli spostamenti, che è fenomenale per andare a capire appunto tutti i vari spostamenti che avvengono o da e alla mappa o da un teatro operativo a un altro. Si possono andare a vedere le unità, gli squadroni aerei o i GAO. E per le unità, sia per le unità che per gli squadroni aerei, si può anche andare a vedere, ad esempio, i cambi di nome. E questo può essere utile qualora voi volete andare a vedere dove è finita la quinta divisione leggera d'Africa, che magari impazzite e dite: "Oh mio Dio!" Poi invece guardate qua e vi rendete conto che, ah già, adesso si chiama la 21ª divisione Panzer. Oppure andiamo a vedere i trasferimenti. Possiamo andare a filtrare, qui sotto abbiamo i filtri, per nazione, per tipo di formazione o per tipo di trasferimento. Abbiamo infatti quattro tipi di trasferimento. Abbiamo il rinforzo, cioè quando l'unità, vedete, arriva dal niente e arriva o alla mappa o agli altri teatri operativi. Abbiamo il trasferimento, quando una unità viene spostata da un teatro operativo dalla mappa a un altro teatro operativo o alla mappa. Abbiamo lo sbandamento, quando l'unità viene sciolta e tutti gli elementi che compongono questa unità vengono inviati al pool della produzione per poter poi essere riciclati da altre unità. E poi abbiamo invece la rimozione. La rimozione consiste nel rimuovere l'unità e anche tutti gli elementi che la compongono. Detto questo, io avrei concluso, anche perché è già abbastanza lunghetto. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per il supporto che date al canale e vi aspetto numerosi al prossimo tutorial, dove andremo ad affrontare le condizioni meteorologiche. Vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial.